Qual era la situazione al momento del suo ritorno in India nel febbraio del 47? Alla fine del 46, prima del mio ritorno, c'era stato un massacro in cui i musulmani massacrarono gli indù a Nohali, nel Bengala. All'inizio del 47 ci fu un massacro di musulmani da parte degli indù a Bihar. E al momento del mio arrivo erano in corso dei massacri nel Punjab. Si trattava di vere e proprie stragi di intere comunità. Stragi sempre più inique e più gravi. Questo mi spaventò molto e capii che si doveva sollecitare il più possibile il trapasso dei poteri. E come riuscì a mettere d'accordo i capi locali? Non erano tutti nemici degli inglesi? Una buona domanda. Non fu un lavoro semplice. Anzitutto parlai con tutti i leader politici, Nehru, Gandhi, Patel, Jinnah, Bader Singh, Master Tara Singh, tutti quanti. Certo, non ce n'era uno che non fosse nostro avversario dichiarato. Nehru era stato nelle nostre prigioni per 14 anni. Ma bisogna chiarire che essi non avversavano gli inglesi, avversavano l'occupazione inglese, il che è una questione del tutto diversa. E ho capito subito che potevano diventare amici degli inglesi, come infatti lo sono, ed è proprio per questo che in India vivono più inglesi oggi, escludendo dal conto i militari, si intende, di quanti ce ne fossero prima della cessione del potere. Così, con l'intesa almeno dei capi locali, indù e musulmani, si concordò la spartizione dell'immensa penisola. India e Pakistan. Uno stato indiano con Nehru primo ministro e uno stato musulmano con Jinnah. Era inevitabile questa spartizione oppure si sarebbe potuta trovare una forma di convivenza? No, no, non sarebbe stato inevitabile se il trapasso dei poteri fosse avvenuto nel 35. Il problema non sarebbe esistito. Ma ci furono delle elezioni e quindi dei governi locali nel 38-39 e il partito del congresso, il partito di tutti gli indù, vinse. E non si dimostrò molto tenero verso le minoranze, specie quelle musulmane. Allora venne creata una Lega Musulmana che aveva Jinnah come presidente. Lui aveva tale paura degli indù che insistette per la divisione del paese. C'erano infatti 100 milioni di musulmani che erano tutti pronti a combattere in una guerra civile spaventosa. Dopo la divisione si dovettero lamentare 150-200 mila morti. Ma se non si fosse proceduto alla divisione dell'India, le vittime non sarebbero state 150-200 mila, ma 150-200 milioni. L'indipendenza dell'India fu proclamata il 14 agosto 1947. Folle immense, milioni si erano ammassate per la cerimonia. Il governatore generale delle Indie, Mountbatten, finita la sua missione, lasciò l'India per far ritorno nel suo paese. Un possedimento della corona britannica si trasformava in due stati liberi e autonomi, associati al Commonwealth. Ma dopo la spartizione cominciò un tremendo esodo di popolazioni. Masse di profughi fluttuavano caoticamente lungo le strade delle nuove frontiere. I musulmani lasciavano beni e case per fuggire nel Pakistan. Altrettanto facevano gli indù scappando verso l'India. Nel Kashmir si accesero violenti scontri e disordinati combattimenti. A lungo scorse il sangue. Gli indù, i musulmani e i Sikhs si uccidevano tra loro. E fu allora che venne assassinato il Mahatma. Gandhi ancora predicava la non violenza e la pacificazione tra indù e musulmani.
fu ucciso da un indù. Il rogo di Gandhi segnò la fine della lotta per l'indipendenza e l'inizio di una nuova battaglia, quella per creare una coscienza nazionale e per costruire un nuovo Stato.